state obbligati a giocare casuale, ma ne ho forti dubbi ora di cominciare la Veramente. partita, perché gioco in casuale non credo sia adatto a entrambi i giocatori, e invece partono così tranquillamente. Sì, casuale. Dante, normalmente abbiamo scoperto che ha È preferito come suo giocare casuale avversario. per questo torneo. Marcus è la prima volta che lo vediamo, almeno che lo vedo io, quindi ha voluto scegliere anche lui il casuale. Io ho messo la visuale su di te, Ietto, così possiamo seguire con più calma i tuoi Intanto posso spostamenti. presentarti i Muoviti due con calma. giocatori. In basso a sinistra abbiamo il nostro amico Dante, che abbiamo già incontrato nell'NXG Cup, se non sbaglio. Quella organizzata, l'ultima organizzata su Wall da parte di Dante, appunto, e del team NZ, nostro amico da Protoss in questo caso, perché aveva giocato random di colore rosso, mentre il suo avversario ha spawnato in cross position rispetto a lui. Il nostro amico Marcus del team sconosciuto di colore blu, anche lui Protoss, quindi un PvP. Mi dispiace per il nostro caro Asker, che Asker, voleva un sì. game abbastanza lungo per riuscire a mangiare. Però devo dargli la sfortunata notizia che i PvP non durano di solito molto a lungo. Intanto si vedono entrambi i gate da parte di entrambi i giocatori, vengono messi in produzione in questo momento, mentre il giocatore in blu mette subito un assist eliminatore. Di solito si mette verso il 15° di supply, invece Marcus ha deciso di metterlo al numero 13 e continua la produzione giustamente di sonde. Arriva pure l'assimilatore da parte di Dante. Vedremo come andrà questa giocata. Io prevedo forse un 3-gate robo da parte di uno dei due giocatori, almeno che, siccome si sa, gli immortali possono dare veramente una mano contro i Protoss. Poi magari posso anche sbagliare. Urko, ti lascio parlare un po', che fino ad ora ho parlato solo io. Eh beh sì, io stavo osservando un po' la build dei due giocatori. Marcus, se non sbaglio, sta replicando la build di Grubby nel PvP. A 16 doveva esserci un pilone, allora ho sbagliato io oppure sta sbagliando lui. Comunque, in ogni caso, sì, a 16 pilone e a 18 il core. Insomma, una build molto safe per difendersi da eventuali. E intanto vediamo un movimento da parte di Dante che fa annullare, cioè non fa piazzare il core a Marcus che doveva piazzarlo. Per 18 infatti era un po' in ritardo, continua, è riuscito però nonostante con un buon amico Marcus è riuscito a distruggere un probe di Prima Dante e Marcus piazza in questo comunque momento ha il suo piazzato il suo core. core veramente in ritardo. Marcus non ha ancora cominciato la ricerca, perché appunto ha piazzato ora il suo Cybernetic Core, mentre Dante ha già iniziato la ricerca da ben 31 secondi e sta pure cronobustando appunto il Warp Gate. Però c'è un assimilatore in più da parte del giocatore in blu, e forse vedremo una Exp da parte di Dante, che ha una probe lì vicina, pronta a posizionare il Nexus appena i minerali si faranno disponibili. Infatti, no, infatti non sto nemmeno aspettando i minerali, sta continuando a produrre tranquillamente due gate aggiuntivi. No, me li sono sognati. Invece è Marcus che sta producendo due gate aggiuntivi sopra il suo Cybernetic Core, probabilmente un 4 gate molto ritardato a causa del Cybernetic Core arrivato troppo in ritardo. E infatti ora arriva l'espansione da parte di Dante, che ora sta pushando con uno Stalker e uno Zelota. La micro di Dante permette di uccidere probabilmente questo Zelota senza subire alcuni danni. Potrebbe fare un giro indietro il suo Zelota per farlo tornare in range dello Stalker. Marcus non ha unità per difendersi e potrebbe fare veramente tanto danno a Dante con questo piccolo push. I due Zelotti si scontrano in questo momento, e ora la micro di Dante si fa sentire di nuovo. Grazie allo Stalker riesce a far del male a questo SCV. Arriva pure un secondo Stalker da parte di Dante, però questo, il Zelota del giocatore del Nez Gaming è stato ucciso. Però questi due Stalker stanno massacrando le povere probe una alla volta. Tutte quelle presenti vengono veramente focussate da questi due Stalker, mentre i portali stanno tutti producendo due Zeloti e due Sentinelle. Due Potrebbe micrare di Sentinel. nuovo il nostro amico Dante, però decide di ritirarsi con questi due Stalker e lascia al suo avversario l'amaro in bocca per l'una probe uccisa. Una probe uccisa, e comunque uno Zelota, un Sì. Force Field
un po' a caso da parte di Marcus, che pensa ancora che il suo avversario sia nei paraggi, mentre invece i due Stalker stanno rientrando in questo momento in base. Il nostro amico Dante decide di mettere uno Stargate, probabilmente andrà a Oracle per arrassare un po' di più le sonde, per fare un po' più di danni di quello che ha fatto con il suo primo push con due Stalker e uno Zelota, almeno lo Zelota c'era finché non è morto. Questo simulatore ora viene fullato da parte del giocatore di Nels Gaming, l'espansione è già terminata, ci sono tre Stalker in campo da parte di Dante uniti ad una sentinella, mentre il giocatore avversario ha tre Zeloti e due sentinelle, quindi un'army composition un po' povera potrebbe essere per questi primi momenti di gioco. Decide, si fa un po' aggressivo Marcos, che continua a fare dei forfeit sulla rampa. Un po' a caso, come dicevi, sì, ma dicevo la build iniziale di questo mi dava quella di gruppi, anche se quella di gruppi prevedeva un core, sì, un robot facility e quindi successivamente altri gate, ma Marcus ha optato per un four gate. Sinceramente la vedo un po' indietro Marcus, anzi un bel po' indietro, sia per quanto riguarda l'espansione, visto che non l'ha presa, e per il fatto che ha soltanto tre zeloti nella sua army composition, mentre gli stalker potranno sicuramente portarsi a Andati casa in questi move. zeloti mandati anche in move. Sinceramente è un errore un po' grossolano che fa perdere queste Beh, unità forse però è riuscito a malamente, che scautare però riesce a l'oracolo, scautare forse ha visto l'oracolo e sarà pronto a l'oracolo. counterarlo, se decide di counterarlo, che comunque non credo, dato che sta andando da ADT, però vengono warpati 4 Stalker, no, mi sbaglio, vengono warpati 4 Stalker da parte di Dante, non ci sono unità per difendere queste probe che moriranno completamente, secondo me, conoscendo pure il danno che può fare questo oracolo con la sua abilità che si chiama Raggio Pulsar, fa veramente un danno molto ingente, 25 contro le unità Mostruoso, leggere, sì. pensando che le probe hanno 40 di vita, bisciotta le probe, però vengono warpati due stalker da parte di Marcus, che andranno direttamente a picchiare questo oracolo, però le uccisioni, le casualties, come si direbbe in inglese, sono veramente tante, 13 probe uccise da parte di un solo oracolo, mentre ne arriva un altro nel punto in cui è arrivato il primo. Intanto non so se Dante ha scautato la il no, non ha scautato il santuario oscuro, quindi potrebbe essere una brutta sorpresa per lui. Vediamo cosa farà con questo oracolo che è stato messo al limitare della mappa, non è scoutato dalle unità di Marcus perché è fuori range. Vengono warpati tre alti templari, anzi quattro alti templari, che andranno direttamente ad attaccare l'armata di Dante, che non ha rilevatori per questo, in questo momento, e non ha nemmeno una fabbrica robotica per fare nei laboratori di rilevatori, però sta Ma sta ammassando tanti portali, costruendo sì. altri tre gate, un altro portale stellare, un altro spazio porto e due forge, quindi probabilmente potrà costruire un cannone se sarà così saggio da intuire una giocata del genere, anzi se sarà così veggente da intuire una giocata del genere, potrà rivelare facilmente questi T che per il momento mi sono perso, ma che sicuramente Qualche stanno da parte. qualche parte, sì, quei 3-4 DT che aveva warpato Dove sono finiti? inizialmente, Credo non so dove sono che siano stati finiti, probabilmente tutti sono. uccisi. Seconda base. Ah, giusto. Grazie. Grazie, Ah, sì, Ask. sono qui, ci Intanto sono. vediamo i DT. Sono attaccati alla seconda base. 4 DT fermi, come fa notare il nostro amico Kova del team MTX. MTX, vabbè, intanto questi DT partono ad attacco, non ha rivelatori Dante, potrebbero fare veramente tanti danni. Tra l'altro ci sono pure i cannoni a sostenere l'armata di Marcus, che l'armata di Marcus, che vengono definiti solo GG. Ora vediamo cosa succederà, l'espansione verrà probabilmente distrutta, però questi DT continuano ad avere mano libera, continuano ad avere libertà nella l'armi del giocatore. Però se Dante potesse avesse abbastanza energia per usare l'Envision dell'oracolo, potrebbe eliminare questi DT, ma non aveva abbastanza energia, quindi è Sì. stato costretto a ritirarsi, mentre mette pure una terza base di espansione. Comunque mi ricordavo un Dante che era in platino, non so come mai ora gioca in Lega Argento. Boh, non
Sinceramente Dante non lo so, ma in effetti c'è stato un po' di spostamento, lo dicevo all'inizio, perché Heart of the Swarm ha penalizzato molto i giocatori che si sono visti ridotti Beh, come abbiamo drasticamente di visto vega, White insomma pure Ra io. partire in platino, il nostro amico Sì. ucraino. Sì, ma già oggi annunciava che era il Grandmaster, quindi insomma ha recuperato abbastanza facilmente le Come io ho 4 leghe che gli recuperato la mia mancavano. platino, poi ha recuperato la sua Grandmaster. Mi sembra anche logico. Tanto Vabbè, Dante si fa di nuovo aggressivo, stavolta gli oracoli hanno abbastanza energia per fare l'Envision, se non mi sbaglio. E infatti il presagio, come viene chiamato in italiano, permette all'oracolo di individuare unità occultate e internate e allucinazioni per 60 secondi. Non era questa l'abilità di cui stava parlando, però anche questa potrebbe andare abbastanza bene se usata con una giusta micro, e se questi oracoli non vengono con uccisi iniezione. subito. Ora c'è pure l'abilità Envision Rivelazione disponibile, che fornisce a visuale l'unità, ma comunque non importa. Vediamo se lo userà. Sì, viene usata appunto da parte di Dante, e magari ci ha sentito durante lo streaming. Tanto. Beh, magari aveva visto l'attacco precedente, gli DT che Però macinavano tutta tutto il suo armadio, l'armata tutta insomma l'armata se ne di sarà Dante accorta viene Dante. eliminata, a quasi tutta l'armata viene eliminata. Dante non ha fatto un bellissimo ingaggio, però continuano i force field da parte di Dante per bloccare l'esercito avversario in base, e tentava di distruggere l'espansione, ma ha rinunciato. Vediamo cosa potrebbe accadere in questo momento. Ma dov'è Lob? Lob non c'è, caro Kowa, perché ha usato l'Envision dell'oracolo. Ha usato pure rivelazione, no, l'altro, come si chiama? L'altra abilità, presagio, che nome è un po' strano. Vabbè, devi studiare di più, dai, devi studiare di più i Protoss, rimandato in Protoss, intanto arriva la seconda espansione per Dante che oramai sta dominando il game per quanto riguarda la macro, infatti riesce quasi sempre a distruggere le probe che sono sull'espansione di Marcus. Questi Stalker in teoria potrebbero fare grandi cose, ma spesso vengono bloccati da un Force Field, in questo momento riescono a uscire tutti quanti e se la vedono contro altri Stalker, credo che gli upgrade sono 1-1 per Dante, quindi direttamente, decisamente in vantaggio. Force Field bloccato, bloccano tre persecutori sulla rampa mentre altri tre rimangono fuori e vengono distrutti quelli più sotto. Insomma la vedo un po' difficile per Marcus, che nuovamente probabilmente riperderà la sua espansione e siamo E però questo 104 DT ha DC di nuovo contro campo libero, 37. dato che non ci sono osservatori. Però ora è arrivato l'oracolo, che farà molto probabilmente un Envision. Infatti arriva l'Envision, però Infatti questo DT non viene nemmeno focusato. è GG da arrivato GG. parte di Marcus.